Bene, allora tocca a me l'ultimo intervento della mattinata, pochi minuti per un obiettivo non semplice e cerco di farlo ovviamente con una focalizzazione, soprattutto evitando di perdermi in terminologie magari un po' astratte per i non addetti ai lavori, ma soprattutto appunto di focalizzarmi sulle competenze di Regione Lombardia. Quindi diciamo non semplice. Qualche definizione, vediamo rapidamente cosa succede mondo, Europa, Italia, per poi arrivare a quello che io, assieme a collaboratori, amici, attivisti, insomma ad esperti, abbiamo approfondito, visto e studiato su quello che ha fatto Regione Lombardia su questi temi in questi 4 anni e mezzo, appunto stando nel Consiglio regionale, e quindi rapidamente quali possono essere le nostre proposte migliorative su questa azione di Regione Lombardia. Quindi definizioni rapide. Allora, avete sentito parlare probabilmente di trasformazione digitale. Allora, prima chi mi ha preceduto in questa parte su sviluppo e imprese ha spesso fatto riferimento ad internet piuttosto che alla digitalizzazione. Io cercherò anche di aggiungere qualche definizione in più. Queste sono definizioni, quella definizione in alto sulla trasformazione digitale la potete leggere. Qual è la chiave però di questa cosa? Non si parla solo di tecnologia, la trasformazione digitale, questo è molto importante perché stiamo parlando, la parola chiave è cambiamenti, vi invito a guardare. Io mi sono sempre occupato di tecnologia nella mia vita per 23 anni prima di lavorare nel Consiglio regionale, conosco molto bene questo tema, cioè spesso ti guardano come l'informatico, dice vabbè parliamo di questo, parliamo dei PC, in realtà è ben altro. Io per esempio ho fatto un'esperienza importante di e-government all'interno di una grossa pubblica amministrazione, sapete qual è stato il problema più grosso? Non quello della tecnologia, ma quello della resistenza al cambiamento di tutto il sistema. Giustamente i nostri imprenditori citavano la pubblica amministrazione ancora purtroppo come ostacolo al cambiamento. Beh, la stessa pubblica amministrazione, vi assicuro, all'interno ha una enorme resistenza al cambiamento. Questo è uno dei fattori chiavi su cui lavorare. E quindi il termine trasformazione digitale comprende tante cose, quindi cambiamenti culturali, organizzativi, sociali e così via. Beh, nel secondo periodo leggete una cosa, no, dal futurologo. Jeremy Rifkin ci dice una cosa che io temo sia molto vera, non è una, come dire, una sparata, insomma, no? Appunto gli imprenditori sono intervenuti prima, in qualche modo hanno detto questa cosa. Il processo di trasformazione digitale è necessario per la sopravvivenza di qualsiasi impresa operante, qui dice lui in particolare, nelle 3 infrastrutture portanti dell'economia. È una questione veramente importante. Poi, giusto per capire dei termini di cui parliamo successivamente, allora si parla di crescita digitale in questo contesto di trasformazione digitale quando si lavora con le piccole e medie imprese, micro, piccole e medie imprese, in particolare, che è il focus che in particolare noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre avuto sul tema sviluppo sostenibile economia, per insomma ridisegnare completamente il loro modo di stare sul mercato, perché di questo si parla nella trasformazione digitale, quindi, cioè scusate, per quanto riguarda le PMI, quindi si parla di crescita digitale. Quando invece si parla di agenda digitale, era un tema, un termine utilizzato dall'Unione Europea a partire dal 2010-2011 in avanti, ecco, in particolare ci si occupa di ciò che fa la pubblica amministrazione su questi temi, quindi io cito le smart cities, quindi temi tipici come mobilità ed e-government. Ora, io ho voluto mettere questo grafico per una serie di motivi. Che cos'è questo grafico? Voi vedete, non so se siete riusciti a leggere i nomi delle nazioni di sotto, le nazioni europee, poi vedete come si dice, la linea blu è l'indice DESI utilizzato dall'Unione Europea, è un indice appunto di digitalizzazione di ogni paese europeo, mentre la linea rossa è l'indice di corruzione percepita, il CPI elaborato da Transparency International. Ecco, so, lo vedete, noi siamo qui, l'Italia, questo è uno sguardo appunto sull'Italia, prima di Grecia e Bulgaria, dove abbiamo un altissimo livello di corruzione percepita e, ahimè, un tasso di digitalizzazione molto basso. Poi abbiamo invece qui paesi, ahimè, virtuosi, paesi nordici, no? Danimarca, Finlandia, Svezia e così via.
Che cosa serve questo grafico? Serve, diciamo, a tante cose. Prima a far capire come siamo posizionati ancora una volta nel contesto europeo, per esempio per quanto riguarda la digitalizzazione. Siamo messi veramente male. Ma poi poi soprattutto voglio anche riportarvi ciò che gli economisti dicono da tempo. Quando a me capita di andare per esempio in TV e parlare e spernacchiare i nostri politici al governo che parlano, che dicono che siamo in ripresa, in crescita, basta dirgli sì, ma quasi nessun giornalista ci dice come siamo messi nei confronti dell'Unione Europea o del mondo più evoluto, i paesi OCSE. Siamo tra gli ultimi, quindi godiamo di una ripresa semplicemente perché il mondo è in ripresa, ma il mondo è in ripresa, anche su questo pochi ne parlano. Sapete perché? Perché i paesi che sono più in ripresa nel mondo, in Europa e nel mondo, sono quelli che non da ieri, non dall'altro ieri perché fa di moda, ma da 20 anni almeno, investono a livello pubblico e privato massicciamente nella innovazione e quindi nella digitalizzazione. Questo, secondo me, è molto poco rilanciato a tutti i livelli di informazione, a livello di politica, di classe dirigente. Io, va bene, sapete, sono tra virgolette un tecnico del settore, quando finirò di fare il portavoce del Movimento 5 Stelle tornerò al mio lavoro, va bene, ma io credo veramente che sia un tema molto poco, come dire, sentito a livello di politica di classe dirigente, cioè la consapevolezza di questo. Io le mie esperienze purtroppo con la pubblica amministrazione, ma anche con la politica, per esempio in Regione Lombardia, sono veramente deludenti. Vi assicuro che quando sono andato a parlare di questi temi con i miei colleghi consiglieri regionali, cioè di tutti i partiti, con la Giunta, così via, ho trovato un livello di consapevolezza e sì, di consapevolezza e di importanza del tema veramente molto molto deludente. Però ci abbiamo provato con qualche appunto attivista che è anche qui in sala. Ecco, qui però mette una correlazione anche molto, credo, importante per noi Movimento 5 Stelle, cioè la correlazione è una correlazione, non è una verità. Cioè dice, ma guardate, osserviamo che al crescere del livello di corruzione in un paese, quella percepita, ma penso che sia sostanzialmente poi quella reale, abbiamo anche un abbattimento del livello di digitalizzazione. Beh, perché a livello politico, amministrativo è evidente, più ho digitalizzazione più riesco ad avere trasparenza in una pubblica amministrazione. Allora, rifocalizziamoci, dopo dato uno sguardo mondo Europa Italia sulla situazione agenda digitale in Regione Lombardia. Come vi dicevo, agenda digitale è il termine utilizzato adesso anche in Europa, si parla di trasformazione e di crescita digitale. Situazione dell'agenda digitale in Regione Lombardia: ci sono dei fondi europei, c'è cioè un programma europeo in questa 6 anni di bilancio 2014-2020. Regione Lombardia, pochi lo sanno, ha a bilancio in 6 anni 258 milioni di euro di fondi europei. Ovviamente, come al solito, poi ci può essere un cofinanziamento statale, regionale stesso sui diversi programmi di spesa. Prima Dario ci parlava dei bandi e quindi tutto ciò che non funziona sui bandi. Beh, io vi racconto una storia simile. Noi in questi 4 anni e mezzo, con l'aiuto di ripeto, altre persone che hanno collaborato con me evidentemente, abbiamo acquisito una mole enorme di documentazione da Lombardia Informatica, dalla Giunta, e siamo messi a studiare tutti i programmi e i progetti che loro avevano avviato. E tra l'altro poi io spesso racconto questa cosa, sono stato così esigente in termini di richiesta di documenti che il presidente di Lombardia Informatica mi ha pure minacciato di querela per diffamazione perché io andavo a scrivere in pubblico che non mi dava i documenti. Vabbè, questa è una storiella triste e penosa, ma cosa abbiamo visto? Io non vi posso dire tutto quello che abbiamo visto perché tra pochi minuti chiudo. Allora, la cosa fondamentale che noi abbiamo rilevato, che cos'è? Tutti questi soldi che vengono spesi con bandi regionali avevano sì un documento programmatico soddisfacente. La mia esperienza, la nostra esperienza di 4 anni e mezzo, potrebbe anche essere una delle tante sintesi, è: i documenti in Lombardia sono sempre bellissimi, poi bisogna andare a vedere cosa c'è sotto i documenti. Se voi chiedete, tutto il nostro lavoro enorme fatto su Expo, lo stesso, tutto, ecco, poi però bisogna fare i controlli sul campo. Beh, la Giunta c'era ancora Formigoni, ha fatto un bel documento programmatico, però bello, ce lo siamo letti, sull'agenda digitale nel 2011, quindi per gli anni successivi. Dopo noi siamo andati sul campo, abbiamo chiesto la documentazione a vedere e andare poi a capire sul campo come li hanno spesi questi soldi. Non posso entrare nel dettaglio perché
appunto il tempo è poco, ma la sintesi qual è? Manca un indicatore di, è sempre mancato un indicatore di efficienza di investimenti. In poche parole, io ho degli obiettivi in un piano, i soldi che ho spesi nei bandi sul territorio hanno raggiunto quegli obiettivi? Innanzitutto gli obiettivi non venivano declinati in termini appunto di indicatori, non so, numero di utenti raggiunti, aumento di un certo tipo di, che ne so, di indice in Lombardia, non c'erano proprio. Quando noi li abbiamo proposti in giunta attraverso tutti gli strumenti dell'attività in consiglio, in poca parola ci ha risposto: ma no, ma questa roba non si fa, è vecchia. La sintesi è: i soldi li spendiamo come vogliamo e state zitti. Non c'è neanche poi un'analisi costi-benefici dettagliata, una cosa enorme, importante, sulla scelta insourcing, outsourcing dei servizi informatici nella Regione Lombardia. Io, noi riteniamo obsoleto, in poche parole, il modello che Regione Lombardia ha, cioè ha ancora una società grossa che fa tante cose di insourcing, che presiede, monopolizza tutto ciò che succede sui sistemi informativi, in particolare quello sulla sanità di Regione Lombardia. Credo che andrebbe fatta una profonda riflessione su questo, che io ho chiesto in diverse occasioni alla Giunta, ma non è mai successo nulla. Ma secondo me anche per una mancanza, ripeto, di consapevolezza sulle potenzialità di tutto questo discorso. Vabbè, qui ci sono alcune proposte. La sintesi di queste proposte che qual è? Beh, questo non solo evidentemente Regione Lombardia, l'abbiamo detto anche il Comune di Milano la scorsa campagna elettorale, è un tema generale. Spesso la pubblica amministrazione, in poche parole, si fa guidare dai fornitori, ma dovrebbe essere il contrario. La pubblica amministrazione dovrebbe avere un ruolo chiave nella definizione della strategia, dei progetti e investimenti nel medio e lungo periodo, cioè nel disegnare, avere una visione futura. Su questo, ripeto, qualsiasi pubblica amministrazione è veramente indietro. Quindi non più delega ai fornitori e soprattutto valorizzare le competenze interne esistenti. Certamente noi crediamo che il modello di che utilizza Regione Lombardia con Lombardia Informatica ha parecchi difetti, però dovremmo fare praticamente un evento dedicato. Allora, la competenza principale delle regioni è la sanità, quindi ci siamo focalizzati anche sulla cosiddetta sanità digitale. Cos'è sanità digitale? Nell'ambito del patto della salute, quindi c'è un programma nazionale con fondi europei, 750 milioni di euro su quattro obiettivi, su quattro temi, quelli che leggete: fascicolo sanitario elettronico, ricette digitali, dematerializzazione delle cartelle cliniche e prenotazione dei pagamenti online. Beh, rapidamente che cosa abbiamo visto, cosa abbiamo rilevato? Abbiamo rilevato che siamo parecchio indietro anche sulla sanità digitale in Lombardia. Quindi quali sono i problemi per esempio del fascicolo sanitario elettronico, su cui secondo noi bisognerebbe intervenire massicciamente, e quindi l'azione finora è stata molto carente. Abbiamo un'incompletezza sia temporale che generale, perché non tutte le strutture, come prevedono le normative, le strutture del sistema sanitario regionale alimentano il fascicolo sanitario elettronico, e poi comunque si ferma al 1990. Aziende di tutela della salute, cioè le ex ASL, pubblicizzano scarsamente questo servizio, e poi insomma altri problemi tecnici, se vogliamo, per esempio non c'è, questo a livello generale, non solo sanità digitale, tutto ciò che sta partendo adesso a livello nazionale, per esempio con lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, e poi altri programmi a livello nazionale, secondo noi c'è ben poco coordinamento appunto tra Regione Lombardia e il nazionale. E vabbè, la situazione in Lombardia sulla sanità digitale è molto disomogenea, abbiamo visto noi, cioè ci sono dei casi virtuosi pochi, che hanno praticamente completato, cioè delle isole, stiamo parlando di le ex aziende ospedaliere, oggi si chiamano aziende di servizi sociosanitari sul territorio, le ASST, che ci sono appunto aziende completamente dematerializzate e aziende che non hanno cominciato assolutamente nulla, quindi anche qui è mancato assolutamente un ruolo fondamentale di chi ha governato finora la Regione Lombardia, per avere invece un obiettivo di sistema molto importante, per portare per esempio su questo punto, perché non stiamo parlando di favole o di giochetti, no, per bambini, cioè il problema della sanità digitale è un problema serio, nel senso di dire: io do una serie di vantaggi notevoli a tutto il sistema e ai cittadini, quindi occorre dare assolutamente completezza ai progetti iniziali, iniziati al fine di farli diventare
in concreto servizi ai cittadini. Ci vuole, secondo noi, un profondo adeguamento e rinnovamento tecnologico delle infrastrutture informatiche. Poi ne parlo magari dopo, ma insomma c'è anche tutta una potenzialità, proprio un mercato delle PMI che da noi in Lombardia, mentre all'estero su queste cose si fa tantissimo, per aprire nuovi servizi ai cittadini con lo sviluppo di app e nuove tecnologie. Cosa si può fare con i big data, per esempio, solo col fascicolo sanitario elettronico? Beh, si possono fare tante cose, quelle che voi potete leggere, ma la cosa che a me piace più evidenziare che cos'è? Beh, il cambiamento radicale, per esempio, di un sistema di welfare, cosa che sta già succedendo, per esempio, in alcune amministrazioni particolarmente innovative di smart city nordamericane o asiatiche. Tutto questo, quello che potete leggere e anche altre cose, da noi non sta avvenendo e a me piacerebbe invece che questo avvenisse. Vedo Stefano che mi guarda, significa che questo ve lo leggete e ho chiuso. Non ti viene proprio.